Bene, stiamo per cominciare la nostra finale di Bomberman Live. Introduciamo i finalisti. Primo finalista. Ciao, sono Marino in Arte Cage e sono arrivato in classifica anche questo giro, dai. Hai una faccia conosciuta? Ti abbiamo visto già da qualche parte su sto palco? Sì, mi hai visto prima suonare la chitarra. Ah, il Sid Legacy. E tu sei? Io, Gabriele. Oh, Gabriele, anche se tu sei dei Sid Legacy? Eh sì. Ma manca qualcuno dei Sid Legacy, che mi hanno detto che hanno rastonato al primo turno. Che è arrivato ultimo. Ma è possibile, ma è vero? Oppure ha fatto per mettere voi in luce, perché è un vero amico. Vedi, veri amici. Tu sei? Sono Vadim. Sei anche tu dei Sid Legacy? Certo, sono... Futuro, eh? E... Oh, Mattia! No, sono Reno Renone! Oh, mi saluti, Reno? Ciao, Reno! Salutiamo tutti Reno! Ciao, Reno! Ciao Reno! Bene, il gioco è un classico. Per chi ci vede, il gioco è un classico, Bomberman. Dal nome, lanciare una bomba e uccidere gli avversari, che non muoiono mai in realtà, ma è tutto per gioco. Ci siamo, ci siamo. Chi è il rosso? Chi è il rosso? Dichiari chi è il rosso? Ok, Mattia Sail? Sei il bianco? Io tipo per Mattia, ovviamente. Mattia il bianco. Cage è il blu, quello morto che sta facendo lo sciacallo. E sta bombardando. Sta bombardando, vediamo, dall'esterno. Aiaia. Ottima, ottima. Comunque fare lo sciacallo è interessante. Sì, sì, sì. Si sì. Può fare il bastardo. Una vita da in sciacallo. Tutti i sensi. A me piacerebbe partire sin dall'inizio sullo sciacallo. Non vinci mai, ma sai che soddisfazione. Sì, perché abbiamo due sciacalli. E quindi in nero. E vince Mattia. La detto prima... anche Reno Renone. Ciao Reno. Salutiamo Reno a casa che ci sta seguendo. Andiamo bene. Proprio bene. No, no, no. Cominciano a aprirsi la strada per raggiungere gli avversari. Vediamo la strategia di Mattia, che è abbastanza camper. È un camper. D'altronde non ci sono però solo Call of Duty camper, ci gioco. Sono anche a Bomberman. È utile camperare in questo gioco per resistere, no, di più. Ma tutto sommato inizio. Un Sid Legacy sciacallà. Sciacallà. E via, lo sciacallaggio è... You need more power. Puoi farlo ancora perché non c'è il coprifuoco. E sono due gli sciacalli. Cage è ancora in game. Ricordiamo che possono anche calciare le bombe. Solo se prendi il calcio. Però si può fare. Cage si è autoammazzato e vince Mattia. Che si porta 2-0. Su tutti, peraltro. Giusto per... Piacerebbe avere la stessa enfasi, lo stesso entusiasmo di Leonardo quando commenta Messi, ma mi manca. L'ha presa, l'hai presa, l'ha presa? Yeah. Mattia è famoso comunque perché è colui che colleziona più pattini di tutti e tipo a fine partita va velocissimo e riesce a sfuggire tutte le bombe. No, Cage è... Si salva Cage! Era infilato in un labirinto di... senza fine. Vado avanti. C'è Mattia che campera. È la sua strategia. Lui prende i punti buttando giù i blocchi e basta. Gioca da solo. Però effettivamente, vedendo gli avversari fino a questo momento, si ammazzano in casa, quindi fa bene a camperare. Guardalo lì come campera. Il camperone. Ecco il giovane in nero che insegue. Lui insegue. Mi sono sempre chiesto da dove escono le bombe.
effettivamente il dubbio rimane. Anch'io un'idea ce l'avrei. Comunque, dalle mani. Però dalle mani, scusami, io... hanno le mani sferiche. Niente, apposta. Cage non gira. Secondo me però ha tempo di... Guarda, guarda Mattia come corre. È l'uomo camper. E poi alla fine, quando tutti si sono auto-uccisi, perché nessuno ha ucciso nessuno qua. Adesso è tosta, eh. Le bombe sono sempre più forti. Guarda, guarda, vedi che Mattia è andato a prendersi la P. È andato a prendersi la P per avere la super bomba. Ma è sempre più larga. Occhio, occhio, oh! Occhio. Grande il gesto di... Ehi! E... Bene, 2-1-0-0. È ancora aperta, direi. Finale combattuta. Potrebbe ancora vincere Vadim. Sì. Io adoro Mattia. E io lo adoro perché ha il mio avatar, quindi... E il mio... Gamer tag, quindi... Sì, perché Reno porta la sua Xbox per aumentare i punti. Beh, ovvio. Regolare. Nessuno da niente per niente. Che ragazzo profondo che sei. Mi viene da star male a pensarci. Non si accettano doppi sensi e ambiguità. Il nero, il nostro amico, sta facendo lo sciacallo perché non gli è girata troppo bene sta partita. Vediamo però Cage se... rimane aia. Salta? No. Mattia si porta sul 3. Però attenzione, questa è l'ultima. No. Qualcuno potrebbe fare uno spareggio. Ah certo, è il meglio delle 5 partite. Quindi, per cui... Se Mattia vince, vince. Se Vadim... Non è... Quindi mi sa che ci si gioca il secondo posto qua. E anche non terzo. So se è al meglio delle 5, se è al meglio, cioè se sono 5 partite, ma 5 vittorie. 5 vittorie? Va cioè bene, allora è ancora aperta. Aia. Sciacalliamo, via. Io mi ricordo sempre il soprannome di Cage, ma non mi ricordo mai il suo. Gabri, per gli amici Gabriele. O Gabri Ponte. No, gliel'hai tirata, Reno. L'hai chiamato ed è morto. E qua sono stupendi, si sono... Quindi va in pareggio. Vediamo se viene assegnato comunque il punto. No, è un pareggio. Si va avanti. Vabbè, comunque noi non abbiamo fretta. Ieri abbiamo finito a mezzanotte con Bomberman Live, abbiamo proseguito in hotel. La semifinale, tra l'altro. Sì. La finale finita stamattina. Ha vinto Yo-Yo stamattina alle 5. Ha sopraffatto Reno con un cuscino in faccia. Era il modo migliore. Niente, evidentemente Gabri, me lo meritava. Gabri comunque ha un grande spirito suicida. Perché a lui non piace vincere facile, cosa vuoi farci? No, ma guarda che arrivare ultimi con classe è comunque difficile. No, ma poi è una teoria di vita, che essere i migliori sono pochi. Quindi essere il migliore dei migliori è difficile, ma non così difficile. Essere il peggiore dei peggiori, che sono tanti, è difficilissimo. Sì. Ricordiamocelo. Secondo Mattia funziona la regola del sfortunati nel gioco, fortunati in amore, quindi tu in amore... Ok. Non lo traduco, ma l'abbiamo capito. Ma io sapevo che Mattia era fidanzato con Valerio, no? Vediamo che... No. Se l'è giocata qua Cage, eh? Solo che Cage è un po' lento. Ma non eri sciacallone tu? Sei ritornato in vita. E vince Cage. Via, riparte. Vediamo, voglio seguire Gabri sta partita.
è là nell'angolo che se la gioca da solo. È tranquillo, a lui piace buttare giù i blocchi. È amico di tutti Gabri, vedi? Si ammazza da solo lui. Non ha interesse a fare del male agli altri. Quasi. Qua è una sfida a due, è una sfida a due tra Mattia e Cage. Aia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 
una partita potrebbe avere già il match point. Mattia carico, eh? Ti vedo carico, Tia. Le ultime parole famose se le perde tutte. Salutiamo anche Pancio. Alle 6 ricordiamo a tutti che avremo sul palco un eroe dello Zecchino d'Oro. Avremo un bambino che ha fatto lo Zecchino d'Oro quando ancora andava in onda in bianco e nero. La prima edizione col mago Zurlì, ci hanno detto, tra l'altro. E la cosa particolare è che è ancora uguale a quando era bambino. Identico, la stessa identica cosa. Forse oggi è anche più bello. No, no, e Gabri... è ammesso... Scusate, no, ero dimenticato di dirvi che ha messo il bonus di una gomitata a persona a partita. Solo agli ultimi 30 secondi, però. Era consentito. Lo sciacallotto ha ucciso due volte, comunque. Anche a lui ha ucciso. Bene, quindi Cage si porta a due vittorie. Niente, io consiglierei a tutti di seguire il rosso. Perché come gioca è quello più divertente da vedere. Ha stile da vendere. Ha stile lui. Lui si lancia. Mattia sente la vittoria vicina e campera. Dall'emozione comincia a calciare. No, bellissimo. Oh, Cage è morto. Cage ci ha abbandonato. No. Fai sentire. Ha detto anche vittoria meritata, 4-2-2. È il primo che arriva a 5, per cui Mattia secondo me adesso batte tutti. Niente, la mia speranza sarebbe vedere Gabri vincere un match. Perché noi gli vogliamo bene a Gabri. Peraltro ci tengo a precisare che Nemir è campione italiano di Bomberman Live e dopo sfiderà in albergo il vincitore. Detto anche in Giappone per i mondiali. Oltretutto mi sembra che abbia anche la cintura di campione, ce l'ha in camera e la consegnerà eventualmente perché varrà per la sfida per il titolo, ha detto. Quindi sarà ufficiale, ci sarà anche il notaio. L'autentica anche. Cage sale a 3. Grandissimo. Grandissimo. 4-3-2-0. Il commento è stato: ho più fortuna che anima. L'ho epurato il commento. Niente. Io adoro Gabri. Gabri ha uno stile inconfondibile. Cioè, potreste anche scambiarvi pad e non sapere il colore, lo azzeccheremmo in mezzo a una partita di 16 persone in contemporanea. E Mattia salta. E Cage. No, Cage se la deve giocare qua bene. No! Grande! Grande Gabri! Vince un match! Grande! E qua adesso. C'è tensione perché i tempi stringono e la partita sta durando troppo. E qua l'esperienza insegna. La prossima 3 vittorie la chiudiamo. Colpa mia, è colpa di Reno comunque, io vorrei dire. Reno ne voleva fare È sempre colpa mia. Reno voleva fare 10 vittorie e 5 minuti la durata delle partite.
Ma tutti sanno che è sempre colpa mia. È una guerra. Ah, potevi andare in giù. E vince. No. Attenzione, pari merito, grande. E qua sono in due a giocarsela. Sempre 4-4. Cioè, dobbiamo spiegarci perché, al di là di tutto, c'è il nostro amico Yoyo che ha i crampi alle braccia. Guarda come è affezionato Mattia. Aia. Guarda, te l'ha proprio piazzata, eh. Usciva da lì e arrivava lì. Guardalo lì. Adesso è sciacallo, giustamente chi segue il suo killer. No. Rischio. Mattia rischia, però, come sempre. No. E Mattia salta. E rischia anche. Se la giocano in casa è Sid Legacy. Se la giocano in casa è Sid Legacy. Grande colpo, grande Gabri. Per la felicità del pubblico, questa partita non finisce più. È un entusiasmo galoppante, peraltro. Ho tachicardia dal momento. C'è anche il nostro amico Cicerchia. Ho capito chi sei. Sei quello biondo con la faccia. Ho capito chi sei. Sei quello biondo con la faccia da pirla. Ma io non sono biondo. Allora mi ricordo bene la faccia. Severino Cicerchia. Detto lo scoreggione. Beh, giustamente ci sta al momento, eh. E Mattia se la. Mattia! Lì è un momento di tensione. Se vincesse Gabri, giuro. Sarebbe da spogliare Reno e buttarlo in mezzo al parcheggio. E vince Mattia! E un applauso per Mattia! Secondo classificato, Cage. E terzo classificato, Vadim. Niente, Gabri, ti vogliamo bene. Vadim.